Ciao popolo Lega Nerd, sono a Bologna al Biographim Festival, festival del cinema biografico, dove però il cinema si incontra con la musica. Quello che potete più o meno intravedere alle mie spalle è il Biographim Park, dove si sono esibiti tantissimi cantanti e uno fra questi è proprio Dente. Dente è uno dei cantanti più conosciuti sulla sfera indie, ormai tra virgolette diventato mainstream, non è vero solo perché dal 2014 ha iniziato a firmare con l'etichetta importante, ovvero la Sony. Abbiamo incontrato Dente proprio prima di un suo live, tra canzoni, fantascienza e libri lo abbiamo intervistato. Se siete curiosi di sapere quello che mi ha raccontato, io vi consiglio di restare con me. Allora, a livello di comprensione i tuoi testi sono semplici ed efficaci, però ho notato che nella forma giochi moltissimo con le parole, fai delle costruzioni che mi ricordano un po' quasi le poesie di Gianni Rodari, devo esserti onesta. Immagino che tu sei un avido lettore anche pensando al libro che hai pubblicato. C'è magari qualche autore che ti ha ispirato, al quale ti ispiri, ti ispiri nella sua prosa, per esempio nello scrivere le tue canzoni? Ma allora non c'è un autore in particolare. Sono un lettore, mi piace tanto leggere, mi piace leggere romanzi soprattutto. Leggo poca poesia, ne ho letta forse più in gioventù, ne leggo molta, molta poca, e leggo tanti libri, sì, appunto, libri anche di vecchi romanzi di fantascienza che mi piacciono molto, oppure romanzi anche usciti da poco, romanzi storici, insomma, mi piacciono anche i grandi classici, i romanzi dell'Ottocento, quelli che hanno quella prosa che ti prende per mano e ti porta via proprio con grandissima delicatezza, che sono bellissimi. Ci sono cose ovviamente che mi piacciono di più, mi piacciono di meno. Non mi sento legato a nessuno diciamo, nessun autore, è un po' a tutti, perché comunque tutto quello che leggi, che fai, che vedi, che senti, rientra poi nelle cose che produci tu, no? Però non c'è, diciamo, un riferimento letterario a cui mi sento legato, ecco. C'è una caratteristica molto bella delle tue canzoni, che infondono tanta serenità e calma. Però ricordo di aver letto una volta, non ricordo dove, che tu hai detto che per 30 anni ti sei svegliato bestemmiando. Ed è una cosa molto particolare, tra l'altro chi non lo fa quando la mattina. Ed è una cosa molto particolare perché scinde praticamente la tua personalità, quindi dal privato al professionale, chiamiamolo così. Come mai questa cosa? Ma perché bestemmiamo o perché? Come mai questo, no? Essere un po' più nervoso? No, beh, ma allora, quello era, è un modo di dire che ho usato per dire che mi svegliavo poco felice di affrontare una giornata e oggi invece sono felice di affrontare queste giornate. Diciamo che il privato e il pubblico sono ovviamente diversi, credo per tutti quanti, perché io sono un essere umano e quello che metto poi nella scrittura delle canzoni è una parte di me. Ho anche tante altre, insomma, tante altre parti, ecco, sono composto da tante parti come tutti quanti. E quindi non sono solo quella cosa lì. Questo non vuol dire che sono diverso nel privato, perché appunto ho quella componente, ma ne ho anche altre che magari poi non finiscono nelle canzoni per un qualche motivo, perché insomma ho anche, non so, delle idee politiche che però nelle canzoni non metto, no? Perché non mi certi argomenti, certe cose non mi muovono le corde della scrittura e quindi non vanno a finire nelle canzoni. Le canzoni del tuo ultimo album sembrano quasi, ho avuto la percezione, quasi dei racconti brevi, cioè potresti metterci quasi un punto alla fine, potrebbero essere recitate. È una cosa che ci hai pensato, magari anche a riferimento sempre al tuo libro, oppure è una cosa che è uscita più naturalmente, come se fosse un nuovo percorso all'interno della tua musica? Ma allora, queste canzoni, di canzoni per metà, che non sono tutte quante canzoni brevi, perché ce ne sono, poi è uscita questa cosa che quel disco è tutto fatto di canzoni che durano 30 secondi, però ce ne sono 5 o 6 che durano poco, sono brevi. Ho sempre lavorato tanto per sottrazione, a me piace molto anche per il libro che ho fatto, no? Che sono di favole di 2 righe, 3 righe, 5 righe al massimo, mi piace fare quel mestiere lì di lavorare per sottrazione, quindi avevo tutte queste canzoni che erano un po' bizzarre, alcune molto bizzarre perché appunto magari non avevano ritornello, erano solo un ritornello senza le strofe, e altre appunto che erano molto brevi, 30, 50 secondi, un minuto e 10,
Quindi le ho un po' raggruppate tutte in questo disco che mette insieme un po' tutte quelle canzoni un po' bizzarre che avevo. Quindi non ho pensato in realtà a una cosa di quel tipo lì. Cioè, queste canzoni semplicemente secondo me erano canzoni che potevano avere la dignità di una canzone anche se non avevano la strofa, il ritornello, il bridge, le cose classiche di 3 minuti e mezzo di una canzone normale, diciamo, ma potevano avere la stessa dignità e secondo me ce l'hanno, perché questo poi fa diventare una canzone, cioè questo ragionamento uno può dire, però la canzone non è solamente testo, ma insomma è anche, diciamo che ho virato forse un pochettino di più verso il testo, no? Quindi c'è forse più attenzione, ho avuto più attenzione per la parte testuale rispetto a quella musicale, per questo disco. Però i dischi sono belli anche per quello lì, perché una volta fai una cosa, una volta fai un'altra, insomma, non è che devi fare sempre la stessa cosa. E secondo me anche il fatto di sperimentare, diciamo, questo tipo di forma, canzone, questo tipo, può essere un esercizio bello, insomma, io l'ho fatto Chiudo con per un'ultima velocissima temi. domanda. Dente è un po' nerd. Ma sì, un po' nerd lo sono stato e lo sono ancora su alcune cose, c'è un po' il mio autismo su alcune cose, Perfetto, grazie mille. sì. Sì, a te. 42 N-E-R-D.